Sì? Scusa, puoi darmi una mano? Giurami che lo dici sul serio. No, dai, vieni, ti prego. Questo tondo è pesante. Ma aspetta, basta girarlo. Sai, è di seconda mano, costa solo $10. No, ma scherzi. Giuro. Chissà perché avranno venduto una sedia così carina per soli $10. Non lo so. Proviamola. Terry, ti dispiacerebbe darmi la manina? Oh, certo, vieni. Grazie. Ecco perché costava così poco, $10 buttati al vento. Non ti preoccupare, tutto si aggiusta. Due gocce di colla miracolo e la sedia tornerà come nuova, te lo dico io. Sul serio? Certo. Sei un genio. Modesta. Ciao, Terry. Oh, Cindy, ti sei divertita a fare spese? Altro che, adesso vedrai. E tienimi questa cosa. Jack, vieni subito qui, presto. Che succede? Jack, non crederei mai ai tuoi occhi. Signore e signori, buongiorno. Ho l'onore di presentarvi la nuova Janet Wood. Ok, Janet, adesso puoi entrare. Che ne dici? Oh, mio Dio. Che impressione. Allora, insomma, che ne pensate? Non lo so. Guarda, guarda, guarda. Chi è questa splendida bomba del sesso? È Janet. Porta una parrucca. Che sorpresa, una Janet tutta nuova. Già, disponibile e appetitosa. Somiglia tanto alla vecchia Janet. Non è troppo vistosa, però. Ma no, come mai hai deciso di comprare una parrucca? Non lo so, Terry, ecco, mi è sembrata divertente. Tra l'altro è molto pratica. Se dovessi uscire all'ultimo momento, non devo più preoccuparmi dei capelli. Mi metto la parrucca e via. Scelta bionda. Beh, ho pensato che fosse simpatico una volta tanto cambiare aspetto. Io ho una lezione di biologia, devo andare. Ho appuntamento con un ranocchio. E tu che avevi paura che non avrebbe fatto amicizia a scuola? Ah. Davvero simpatico. Auguri per Cindy. Grazie. Sentite, io vado a farmi la doccia, così l'assistente. Adesso no, Janet, aspetta. Ho invitato il nostro nuovo vicino a bere qualcosa. Davvero? Quel bel ragazzone del 302? Sì, esatto, se ti piace quel genere. Sì, mi piace. Ha detto che moriva dalla voglia di conoscerlo. Sì, sì. Specie quando gli ho detto che siete sempre a corto di ragazzi. Oh, come sei gentile. Questo deve essere lui. Silenzio, silenzio. Mister Fascino. Allora, cos'è questa fretta? Eh? Cindy mi ha detto che c'era qualcosa che dovevo vedere urgentemente. Oh, infatti, si accomodi e se ne accorgerà. Allora, signor Furley? Oh, mio Dio! Non avrei mai indovinato una cosa del genere. È proprio una brutta crepa, eh? Ma, signor Furley... Niente paura, ci penso io. Ho una vecchia fotografia da bambino su un pony che la coprirà benissimo. No, non mi riconoscerete, avevo i capelli tagliati a spazzola tutti all'indietro, nascosti da un cappellino coi copriorecchi. Io signor ero Furley... davvero carino, il pony non era un granché. Ok, vado. Senta, ma signor Furley... Non se n'è neppure accorto. Sono sempre io. Janet. Sì? A volte faccio delle gaffe imperdonabili. Meravigliosa. Grazie. Quella pianta di gerani che mi hai regalato ieri è davvero meravigliosa. Grazie. Di nulla, signor Furley, si figuri. È incoraggiante, quel nevrotico non se n'è neanche accorto. Dai, non te la prendere, per quel che conta il suo giudizio.
Bill! Ciao, Jack. Vieni, entra pure. Ragazze, vi presento Bill Rogers. Lei è Janet. Ciao. E lei ciao. È Terry. Ciao. Ricordi, ti ho parlato di sì, loro. Ma vedo che mi hai mentito. Non sono affatto bruttini. Cosa? Ma no, stavo scherzando. Allora cerca di convincerle, vado a prendere sì, il vino. E io prendo un po' di formaggio, torno su. Ok. A dire la verità, non finiva mai di parlare di voi. Oh, beh, non avrebbe dovuto farlo. Invece non ha detto abbastanza. Ah, ecco. Senti, perché non ci sediamo? Preferirei passeggiare. Ah, sì? Con te. Volevo fare un salto al centro commerciale. Vuoi venire con me? Certo, volentieri. Fantastico. Dopodiché possiamo mangiare fuori. D'accordo, magnifico. Spero che non vi dispiaccia, ma vorrei rubarvi Janet per il resto del pomeriggio. Ah, come volete. Certo, andate, divertitevi. Beh, cosa aspettiamo? Ok. Vieni. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. È proprio l'era della velocità. Forse è vero quando dicono che gli uomini preferiscono le bionde. Allora perché sono rimasta con te? Che gentile. Dai, grazie scherzavo. Tante. Beh, io vado a lavorare. Ciao, ciao. Lo sai che sta tornando come nuova? Grazie. E sta pur tranquilla che sarà sempre solida. Perché? Ma è chiaro, sto usando la colla miracolo. Convertiti anche tu. Jack, hai notato che Janet porta quella parrucca ininterrottamente da 4 giorni? È vero, hai ragione. La portava anche ieri quando eravamo nella doccia. Mentre pulivamo le piastrelle. Sì, serio, quella parrucca è diventata una fissazione. No, non credo, è solo una novità per lei, si stancherà. E vedrai. Se non si stanca? Ehi, ragazzi, sono tornata. Vuoi che parli io con sì, lei? Sì, Jack, ma non farle capire che secondo te c'è qualcosa che non va. Sì, diplomatico. D'accordo. Andiamo. Attento, eh. Ciao, Janet, com'è andata? Ciao, benissimo. Evviva, sono contento. Ecco, Terry vuole sapere perché porti sempre quella parrucca. Jack! Troppo diplomatico? Torna di là a riparare la sedia. Buona idea, scusatemi. Allora non ti piace la mia parrucca? Ma no, non ascoltarlo, è meravigliosa. E ti sta benissimo, solo che ecco, insomma, da quando l'hai comprata la porti tutti i giorni, ma che ti prende? Niente, è divertente essere bionda. Capisci, i ragazzi mi invitano a cena fuori, la gente che viene al negozio mi fa i complimenti, quindi perché non dovrei portarla? Sì, infatti, ma non è questo il problema, ho paura che ne diventi dipendente. Mi capisci, vero? Terry, non potrei mai diventare dipendente di una parrucca. Anzi, sono venuta a togliermela. Oh, evviva! Ah, scusa. Sì? Potresti pettinarmela, per favore? Bill scenderà da un momento all'altro. Pronto? Sì, un secondo solo, per favore. Jack al telefono! Digli di aspettare, non posso venire. Senta, puoi aspettare, arriva subito, grazie. Terry, puoi darmi una mano, sì, per favore? Sì, aiuto. Senta, non posso venire, cioè Jack è impegnato ma ha quasi finito. Allora Jack, ti vuoi sbrigare? Terry. Arrivo! Santo cielo, Terry, ho ancora tutte le mani impiastrate di colla. Non hai comprato dei fazzoletti di carta? Chi è? Debbie. Scusi un secondo, adesso vedo se c'è. Tripper! Pronto, Debbie? Ciao, cara. Che piacere sentirti. Quando? Venerdì. Oh, ma certo, credevi che me ne fossi dimenticato? Puoi scommetterci, anch'io conterò le ore. A venerdì, allora. Ti amo. È fatta! Ma schifo. Mi dispiace, Janet, ma devo scappare, è tardi. Che è successo? Si è attaccata. Ma vuoi scherzare? Non vale più, via, vedi, stavo incollando la sedia e mi è rimasta attaccata. Terry, no, che... prima di andartene, mi riporti la parrucca, per favore. No, ma... devo andare, te la riporta Jack, d'accordo? No, ferma, aiutami. Come faccio adesso? Non so, tagliala. Terry, volevo chiederti se sai che fine ha fatto Terry. Jack, hai visto la mia parrucca? Parrucca? Quale parrucca? Oh, sai benissimo di cosa sto parlando. Dov'è? L'avevo data a Terry per... Jack Tripp, sì? Mi stai facendo uno scherzo, vero? Avanti, tirala fuori.
Ma questo è il colmo! Come puoi pensare di me una cosa simile? Vergognati! Figurati se vado a nascondere la tua parrucca! Sul serio? Parola d'onore! Ah! Porca miseria! Dammela, dai! Non ci riesco! Jack, non scherzare! Non ho tempo da perdere! Sul serio, Janet, non posso! Si è incollata alla mano! Che cosa? Guarda! Oh, no! Aiuto, Jack! Bill starà arrivando! Sarà qui da un momento all'altro! Non posso lasciarmi vedere così! Non c'è problema! Io sarò qui con te! Vieni presto, andiamo a prendere le forbici. Che vuoi farci? Cosa credi che ci voglia fare? Ti taglio le dita. No, ma sei impazzita. Non c'è altra soluzione, purtroppo. C'è bisogno di... Eccolo, aiuto Jack, è lui, aiutami. Inventa una scusa qualsiasi. No, fermo, dove vai? Non devi farlo entrare. Ecco, digli che sto male, che ho mal di testa. L'importante è che tu lo mandi via. Sto arrivando. Jack, non ti capisco. Se ti vede bruna, che male c'è? Perché non è così che mi ha conosciuta. Ti piaccio bionda e non discutere. Ti comporti da nevrotica. Sono fatti miei, come mi comporto. Janet, mandalo via, non credi che dovresti... Janet! Scila di chiacchierare. Ehi là, ciao Bill. Ciao. Scusa se ti ho fatto aspettare. Janet ha un terribile mal di testa e si è messa a letto. Mi ha pregato di dirti che ti chiamerà quando si sentirà bionda. Meglio. Mi dispiace. Beh, dille di riguardarsi. D'accordo, ci sentiamo. A presto. Finalmente, grazie. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Questa parrucca ti porterà alla follia. Hai ragione. Allora smetterai di portare. Ci puoi scommettere. E via. Sì, non appena mi sarò ossigenata e capito. Ecco. Cioè... Perfetto. Stasera vi brucio. Oh, Terry, lo credi davvero? Oh, sì, altro che, sei meravigliosa. Sei bellissima, sei fantastica, sensazionale. Che c'è? Janet, è un continuo tormento. Se mi chiede un'altra volta come sta con la parrucca, giuro che gliela brucio. Dovevi farlo una settimana fa, allora. Sta ricevendo tanti di quei complimenti al negozio e per strada che la sua personalità sta cambiando. Sì, hai ragione, non è più la stessa Janet, è un'altra. Già, ha tutta l'aria della bionda svanita. È vero. Oh, non mi fraintendere, svanitella. Sai, quasi tutte le mie migliori amiche sono bionde. Bene, perché domani Janet si fa ossigenare i capelli. Senti, che dici? È troppo tardi per costringerla a ragionare. Quindi... Ciao. È più tardi di quanto credi. Allora? Coraggio, ragazzi, non dite niente del mio vestito nuovo. Oh, scusa, ecco, non pensi che sia, come dire, un po' esagerato? No. Io trovo che sia troppo poco. È proprio questo che mi piace, Jack, e sono sicura che piacerà anche a lui. Ascolta, Janet, se chiudimi devo essere... Chiudimi la lampo. Sarà meglio che apra. Ok, ma non esagerare. Vieni, ti chiudo io la lampo. Grazie. Sono in paradiso! Devo raccontarti con chi ho passato il mio weekend a San Francisco. L'ho incontrata finalmente, la ragazza dei miei sogni, capisci? Stavolta è quella giusta. Ti giuro che non guarderò più nessun'altra donna. Ehi, cosa vedono i miei occhi? Ciao, Larry. Ciao, Janet. Janet? Cos'è questa trasformazione? Te ne sei accorto, eh? Beh, che ne pensi del vestito? Dov'è l'altro pezzo? Lo vedi? Larry è d'accordo con noi. Pensi che sia troppo, vero? Per cosa? Oh, Larry, l'ho sempre detto che sei carino. Già, lo so. Senti, Janet, ho una bellissima idea. Ho comprato un nuovo album, è fantastico, la tipica musica d'atmosfera. Oh, ottima scelta, Larry. Sai, mi sento già nell'atmosfera. Come? Ma sì, che ne diresti di fare un salto nel tuo appartamento e di provare il tuo stereo così sensuale? Adesso? Non possiamo. E perché? Ecco, c'è un piccolo problema. Sì, ho la puntina che non mi funziona. Cosa vuoi che sia? Possiamo aggiustarla, no? No. Scusa, ma la mia puntina non si tocca. Cattivone, mi stai forse respingendo? Sì, sì, ascolta Janet, ecco, ti chiamerò quando si alza, cioè quando funziona, cioè quando si sente... Aiuto! L'ho fatto scappare a gambe levate. Sì, Janet, è stata una bella recita. Una bella recita, non è vero?
Ma certo, non lo sai che Larry è tutto chiacchiere? Possiamo fare? Ascolta, ho un'idea che potrebbe funzionare. Salve, ragazzi. Salve, signor Furley. Sentite, mi hanno regalato gratis dei biglietti gratuiti per vedere uno spettacolo che si terrà domani sera. E non mi va di andarci da solo. Interessante, di che si tratta? Non sono fatti tuoi, stavo parlando con Terry. Oh, beh, se preferisce portare la ragazza. Niente di personale, ma permetterai che ognuno abbia i suoi gusti. Allora, Terry, vuoi venire con me? Mi piacerebbe tantissimo, signor Furley. Deve credermi, ma domani sera devo lavorare. Oh, peccato. Oh, guarda chi c'è. Salve, signor Furley. Ciao, Janet. Janet? Ehi, da quando in qua porti una parrucca bionda? Se ne è accorto, vero? Oh, certo. Niente sfugge ai miei occhi di lince. Oh, ha ragione, lei è sempre così acuto. Senti, Janet, sei impegnata domani sera? Perché? Ecco, ti andrebbe di uscire con me. Oh, signor Furley, vuole scherzare? Cioè, ecco, ho dei biglietti gratuiti per uno spettacolo, non ti piacerebbe venirci? Ma neanche per sogno. Ma voglio precisare che non c'è niente di sentimentale. Oh, ci mancherebbe altro, vorrei vedere. Scusa, Janet, era solo un'idea. Oh, e devo riconoscere che è stata un'idea molto gentile. Oh, santo cielo, si sta facendo tardi, devo andare. Oh. Ciao, ciao, Janet. Ciao. A più tardi. Ok. Vede, signor Furley, credo che Janet abbia un appuntamento molto importante domani sera. La sua sera posizione potrebbe migliorare, è una cosa certo, che aspetta da tempo. Certo, l'avevo immaginato. Se no, perché mi avrebbe rifiutato? Eh già. Ci vediamo. Oh, non ci posso credere. Hai visto come ha trattato quel poveretto? Sì, è stata una fitta al cuore. Dobbiamo trovare una soluzione e in fretta. Giusto. Sentiamo, hai qualche idea? Sto pensando. Oh, vi prego, basta così, smettetela. Andiamo, non è giusto. Non lo trovo giusto, voi siete quattro e io sono sola. Perché non andate a chiamare altri due ragazzi, eh? Janet. Oh, scusate. Devo lasciarvi, è arrivato il secondo turno. Andiamo a sederci. Ma certo, caro. A domani, belli. Mi sei mancato, Bill. Sì, me ne sono accorto. Scusa il ritardo. Oh, non fa niente. Ai ragazzi non è dispiaciuto. Andiamo, Bill. Che ti prende stasera? Ti vedo un po' teso. Ecco, Janet, se vuoi proprio saperlo. Janet! Oh, ciao, Cindy. Che piacere vederti. Questo è Bill. Molto lieta. Ciao, Cindy. Non è il caso. Accidenti, Janet. Ti trovo fantastica. Oh. Non credevo che la portassi ancora, sai. Che cosa? Sì, la tua par... Par... orologio! Par orologio? Al par quarzo! Fa un par figurone! Par scusate, devo scappare, è par tardi! Non essere par ridicola. Non te ne andare, resta qui con noi. No! Beh, non hai sentito quello che ha detto? Non può restare. Parcorri, Cindy, è par tardi. Ok. Par ciao. Piacere di averti conosciuto. Beh. Sai, Janet, non credo che fosse... Janet. Non importa. Senti, perché non andiamo a casa? Oh, così presto. Ne ho avute di serate improntate al risparmio. Janet, per favore, vuoi smetterla con queste battute? Perché? Che succede? C'è qualcosa che non va? Il nostro rapporto. Credo che sia meglio per tutti e due lasciar perdere. Oh. Vuoi abbandonare la tua dolce Pucci Pucci? Mi stai prendendo in giro, vero? Niente affatto. Non sei la stessa persona che ho conosciuto giovedì. Beh, sì, questo è vero. Faccio sempre una brutta impressione all'inizio. Non quella.
È la seconda impressione che non va. Sì. Mi dispiace, Janet. Bill! Oh, Larry! Ciao, Janet! Scusa, ma stavo per uscire! No, aspetta un secondo! Devo farti una domanda molto importante. La mia puntina è ancora fuori uso. Oh. Ti prego, Larry, vorrei che mi rispondessi sinceramente. Sì. Come sto vestita così? Benissimo. Davvero? Te lo giuro. Anzi, guarda, se non fossi tu direi che sei esattamente il mio tipo di donna. Oh mio Dio, così in basso sono scesa. Ehi, ferma, Janet, aspetta. Dove vai? Torno a casa a dire addio a questa parrucca e a ritrovare Janet. Ritrovare? Eccola, sta arrivando. Sono pronto. Oh, Terry, sono contenta di averti trovata. Ho bisogno di parlarti. Ciao, pollastrella. Jack! Ma... Scusate, c'è una festa all'ultimo respiro da Gretchen Lingorda. Verranno a prelevarmi tra una mezz'ora. Aspetta, Jack, devo dirti una cosa. Ehi, Janet, dovrai comprare un biglietto e correre il rischio, sennò che gusto c'è. Oh, Jack, perché non mi porti con te? Ehi, vacci piano e non toccare la tigre nel sesso selvaggio. Jack, volevo... Silenzio, so già che cosa vuoi chiedermi. Sono irresistibile, eh? E tutto questo lo devo a te, leonessa. Mi hai indicato la strada nel fogliame. Da stasera voglio essere chiamato Brutal Man. Eh? Oh, Jack, ti voglio tanto bene. Aspetta un momento. Tu e le tue stupide idee. Non è vero, Janet, credi, mi stavo recitando... È la verità, stavamo cercando solo di... Sì, lo so, non c'è bisogno che mi spieghiate tutto. So esattamente cosa stavate cercando di fare. Sul serio? Ma certo! E ve ne sarò sempre riconoscente. Oh, che vergogna, devo esservi sembrata proprio uno stupido. Come hai ragione? Sì, è vero. E di un'altra cosa vi sarò sempre riconoscente. Grazie di non avermi buttato fuori. Già, è stata Terry a trattenermi. Oh, Jack. Janet, ci faresti un grande favore? Qualsiasi cosa, vuoi qualsiasi buttare cosa. Nel secchio dei rifiuti quella stupida parrucca? Ah, volentieri. No, ferma, che fai? Questi no. Sono capelli veri, sono i tuoi che... Vieni qua, Terry. È stata anche lei a pensare... Divertente. La vecchia Janet è tutta un'altra cosa. Ti ringrazio, vado. D'accordo. Deve essere Furley. Oh, salve. Allora, che c'è? Perché mi hai fatto venire su? Per respingermi un'altra volta? No, signor Furley, niente affatto. Ecco, volevo vederla anzitutto per farle le mie scuse. E per dirle che se vuole ancora portarmi a quello spettacolo, ci verrò volentieri. Oh, davvero? Certo. Oh, maledizione, ho fatto altri progetti. Oh, non fa niente. No, aspetta un momento. Credo che a lei non dispiacerà se li cambio. Sul serio? Sì, è la stessa cosa. Ecco, questi sono i biglietti. Lo spettacolo comincia alle 8, quindi puoi andare a prendere mia madre davanti a casa sua alle 7:30. Bye bye. C'è nessuno che vuole vedere lo spettacolo. Dove sono? Non potete abbandonare.